Come sono arrivati questi commentiamo insieme? Vi ho detto le novità che c'erano nella formazione di Genova, Mercogliano, Bittaie, Padovani in panchina, Leto in panchina, Aquino non convocato perché non era in buone condizioni. Inizio dell'Avezzano comunque è stato buono, qui vediamo queste prime immagini che ci arrivano da Sant'Edoro, qui viene ammonito. Una simulazione, quindi probabilmente questo è un episodio antecedente. Bittaie ammonito, poi sarà espulso, quindi penso che questa ammonizione sia funzionale. Qui però arriva il calcio di rigore atterrato di Genova nei pressi del dischetto, stavolta c'è la massima punizione, manca Aquino, allora dagli 11 metri va Tabacco, che è un difensore con un tiro violento, ma la sua esecuzione, vedete, termina contro la base del palo e dunque l'Avezzano sciupa questa opportunità di portarsi in vantaggio nella primissima parte di gara. Bittaie già ammonito, stende secondo giallo e quindi l'Avezzano, che poteva essere in vantaggio 1-0, si ritrova sullo 0-0 e sotto di un uomo. Bittaie, prima la simulazione, poi fallo da dietro, ammonizione, doppio giallo, Avezzano in 10 uomini. Prova ad approfittarne evidentemente il Sant'Edoro con questa sventola dalla distanza di Mbaye, palla che termina di poco fuori. Siamo nella ripresa, il Sant'Edoro che continua ad attaccare con il cross di Gentile, c'è questo pasticcio e poi una grande parata del portiere Lewandowski sulla conclusione di Iba e poi c'è un salvataggio sulla linea, ma ancora il Sant'Edoro che si rende pericoloso con questa sponda per la conclusione del nuovo entrato Malesa, che poi segnerà il gol del pareggio, un suo sinistro violento che però termina a lato. Scorrono le immagini, questo è un rilancio del portiere Lewandowski, a vuoto un difensore del Sant'Edoro, Padovani che era entrato nel frattempo per l'Avezzano va a riconquistare questo pallone, serve di Genova che finisce a terra. Qui dovremmo essere allora al calcio di punizione trasformato in maniera vincente da Tabacco. Sì, ecco qui la sua conclusione, raso terra, passa in mezzo alla barriera, resta di sasso il portiere Corsi e allora c'è il vantaggio dell'Avezzano a 5 minuti dalla fine, poi tutti ad abbracciare in panchina, penso il secondo portiere se non ho visto male, ma è un vantaggio che dura poco perché c'è questo destro di prima intenzione, di controbalzo, piatto destro di Malesa che ripristina la parità all'88esimo, quindi dura appena 3 minuti il vantaggio e l'illusione dunque dell'Avezzano di poter portare a casa i 3 punti. Qui siamo nei minuti finali perché l'Avezzano avrà un'opportunità, c'è questo fallaccio commesso dal numero 6 Giannetti, fallaccio ai danni di Padovani, dunque finisce in 10 anche il Sant'Edoro, poi c'è questa opportunità sventata da Lewandowski su Iba nei minuti di recupero e qui finiscono gli highlights.